Per cui appunto questo succede, mi dicevi, o quando la barca è molto sbandata, nel vostro caso addosso, perché la tenete molto sbandata, per cui immagino che sia il tip vortex stesso, il vortice d'estremità stesso che si tiri dentro la bolla d'aria, che poi venga espansa a tutto, oppure ad alte velocità, dove invece immagino che venga presa dalla parte verticale della T, che è il profilo appunto sul timone, probabilmente timonando, si mette molto in depressione uno dei due lati del profilo, per cui l'aria che è appena lì, perché il timone attraversa la superficie, l'aria entra e poi probabilmente arriva anche ad espandersi sulla T. Per cui direi che come succede sia questo. E ovviamente questo può succedere in verità in tutti un po', in tutte le superfici, in tutte le appendici, soprattutto se sono tenute molto vicino, insomma, piuttosto vicino alla superficie dell'acqua, quindi alla superficie di contatto tra acqua Comunque dal filmato che mettiamo sotto si vede e aria. Sì. veramente, sembra quasi ci sia una connessione tra il deep vortex e questo effetto, un po' come quello che succede quando travasi, diciamo, una bottiglia di vino, no? Quando crei, diciamo, continuità nell'acqua, poi a quel punto lì si crea Certo, sostanzialmente, l'effetto diventa permanente, insomma, no? sicuramente il tip vortex è una sorta di nodo primario di problemi in generale, infatti è il tip vortex stesso che quando è troppo alto, quando è troppo grande può, diciamo, far espandere lo stallo al resto dell'ala, per cui eliminare il tip vortex, per dire, riesce a diminuire la possibilità di stallo, o meglio aumentare l'angolo di stallo. E invece mi dicevi che sui Mott sono riusciti, diciamo, a eliminare un po' questo tipo di ventilazione, o avere Non dei... so, magari si prese, non so in che condizioni si può presentare o no, sicuramente in molte invece sono in carbonio, finiscono molto più affusolati, molto più, diciamo, precisi, che secondo me è una cosa importantissima in queste cose qua, Certamente. i profili che finiscano il più a punta possibile e che siano simmetrici, lisci, senza irregolarità, senza... Diciamo che la cura dell'appendice è una cosa che alle alte velocità si impara Sì, piuttosto rapidamente, anzi perché secondo me te non... fa anche capire l'importanza per anche barche normali, dove magari non hai la sensazione in mano così forte, però in realtà avere appunto le appendici senza irregolarità, senza magari delle piccole rotture, così sei probabilmente molto efficiente. Indirettamente influisce anche sulla tua capacità di fare angolo, se Certo. proprio si vanno a influire proprio sulla portanza delle ali, che in una barca normale magari sono semplicemente il timone e il bullo messi giù, però se non Sì, sono... mi viene in mente soprattutto sui timoni appesi, normalmente sulle derive o sulle piccole barche, dove appunto il timone attraversa la superficie aria-acqua, lì è possibile che zappando un po', diciamo, zappando un po', se si tira Si troppo il richiami timone, dell'aria si di va in giù. stallo e si richiami giù dell'aria. Sì, allo stesso tempo il montarlo il più vicino possibile alla barca, ovviamente con le regole di stazza, può essere anche Bene, direi che per oggi può bastare. Se Sì, non abbiamo idee migliori, direi che benissimo. può bastare, siamo stati già abbastanza lunghi. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao.